Heather McPallister. Ciao Heather, e allora dopo un mesetto di guardare le carte, di essere stato sui luoghi del ritrovamento, vorrei formulare un'ipotesi molto vicina a quello che è il senso logico delle cose, fermo restando che in questa ipotesi non ci interessa sapere che percorso ha fatto Viviana, non ci interessa sapere che tipo di terriccio sia stato trovato sotto le scarpe o meno, ma ci interessa analizzare esclusivamente la logicità delle azioni. C'è un incidente che non è premeditato, e quindi questo esclude un eventuale intento malefico di qualcuno che volesse far del male a Viviana e a Gioele. Un incidente che, per cause legate ovviamente allo stato in quel momento fragile della donna, inducono Viviana a prendere il bambino e portarlo lontano dalla macchina. Forse esita inizialmente, poi scavalca il muretto dell'autostrada e quindi si trova nella zona dove poi è stata ritrovata. Per motivi che noi non conosciamo, ma facciamo finta che Gioele riporta delle ferite dell'incidente stesso, anche una piccola emorragia che poi diventa letale per il bambino, inizialmente il bambino inizia ad andare con la mamma e comincia a spegnersi. A quel punto pensate a Viviana. Oltre alla paura inizia la disperazione, ma inizia anche quel senso di colpa che la inducono a fare un gesto, probabilmente uno dei gesti più belli che può fare la mamma. Dopo che Gioele si spegne, lo porta in un posto sicuro per lei, in un posto dove non fosse visibile, dove fosse sicuro di tenere il suo bambino al riparo da qualunque altro evento esterno, gli toglie i pantaloncini, gli toglie le scarpe in maniera frettolosa, concitata. Ovviamente abbiamo in quel momento una grande perdita di coscienza di Viviana, ma rimane quella dinamica dominante di mettere a letto il bambino, quindi dopo averlo preparato per la notte lo copre con gli arbusti e lo lascia lì. Torna al ritroso in una condizione che potete immaginare, stiamo sempre facendo finta, però in quel fare finta c'è una disperazione di una mamma che non si è resa conto, ma dentro di sé però lo sa, che suo figlio non c'è più, e quindi torna al ritroso sul percorso, o ne fa un altro. In questo momento, dicevo, non ci interessa sapere esattamente quali sono le orme che compie Viviana. E all'improvviso arriva quel minuto o quella manciata di secondi che determinano il fatto che lei si tolga la vita, in quanto probabilmente si sentiva in colpa per quanto era accaduto, o prende coscienza all'improvviso di quello che era accaduto, possibilmente sale anche sul traliccio per cercare suo figlio, per capire dove l'aveva messo, perché non neanche se lo ricorda più. E succede di tutto, succede che da 5, 6, 7 metri si lancia e poi viene trovata esattamente nel luogo dove purtroppo 5 giorni dopo viene trovata. Gioele invece è più riparato, è più al sicuro in qualche modo, viene trovato dopo, molto dopo, e rimangono pochi resti del bambino. Di fatto gli animali selvatici, le volpi, possibilmente anche l'istrice, ma anche i maiali neri che sono tipici di quella zona, hanno contribuito a depezzare quel povero corpicino, tant'è che gli arti inferiori sono assenti. E un'anomalia strana è che la quinta e sesta vertebra cervicale, quindi della cervice di Gioele, non viene trovata. Probabilmente o perché la gente è bollita e quindi si è frantumata completamente sotto le avversità dei piccoli carnivori della boscaglia, oppure perché a suffragio di quel precedente incidente che hanno poi cagionato la morte, e quindi succede quello che succede. Questa ipotesi è una delle più probabili, per quanto
ci sarebbe qualcuno che potrebbe obiettare sulla posizione delle scarpe di Viviana o meno, ma noi sappiamo che in quei momenti in cui qualcuno decide di togliersi la vita, sono momenti non prevedibili, assolutamente no, sono momenti che scattano, sono minuti, sono attimi. Viviana potrebbe aver fatto di tutto, probabilmente anche lei in quel momento ha pensato di andare a dormire per sempre, questa volta, e quindi compie quel gesto che è il gesto che poi la porterà alla morte. Volevo focalizzarla questa ipotesi per un semplice motivo, perché al di là di sapere esattamente che è stata qui o è stata lì, ci dà un elemento importante, cioè Viviana non ha ucciso suo figlio, Viviana lo ha accompagnato addirittura nel suo ultimo posto in questa terra e ha fatto la mamma, lo ha spogliato, lo ha messo a letto, lo ha coperto con dei rovi come fossero delle lenzuola e lo ha addormentato lì. Questo è importante soprattutto dal punto di vista della famiglia, perché l'onta di pensare a Viviana come un'assassina nei confronti di suo figlio è una cosa terribile. E io credo, da quello che ho letto, da quello che ho visto, che questo non sia assolutamente accaduto. Anche perché in qualsiasi stato di dissociazione, chiamiamola così, coscienziale, di crisi, di depressione si ci possa trovare, Viviana sicuramente non era il tipo di persona che avrebbe mai commesso un fatto simile nei confronti di Joelle. Questo è solo per cristallizzare una prima ipotesi che dà delle spiegazioni, ma soprattutto dice che Viviana non ha mai voluto mettere le mani su Joelle per ucciderlo, anzi è stata lei stessa a procurargli, tra virgolette, quel giaciglio che poi purtroppo si scoprirà essere l'ultimo posto dove il bambino è stato poi ritrovato. La seconda ipotesi invece potrebbe avere la stessa dinamica iniziale, quindi l'incidente, la volontà della mamma e Joelle di allontanarsi dal luogo perché è ritenuto un luogo pericoloso, comunque un luogo che metteva paura in quel momento a Viviana, trovarsi quindi in quelle campagne di Feodosorba e succede qualcosa che in qualche modo danneggia Joelle. Lo danneggia, potrebbe essere stata una caduta ovviamente involontaria, lo danneggia perché le zone sono impervie, sono piene di rovi, sono piene di maiali abbastanza aggressivi, specie se siamo in periodi di cucciolata, sono e potrebbero essere state anche piene di cani o comunque animali che possibilmente non sono molto amici dell'uomo, specie quando si trovano aggrediti così nel loro territorio. Quindi a quel punto succede qualcosa a Joelle. Le dinamiche successive sono le stesse. Viviana cerca di aiutare il bambino, ma il bambino purtroppo muore, quindi lo va a mettere in un posto sicuro e dopo lei stessa troverà la morte sotto il traliccio. E qui, come abbiamo detto all'inizio, bisogna fermarsi a non fare ulteriori divagazioni, poiché ci sarebbe da dire sulle scarpe trovate sotto il traliccio, ci sarebbe da contestare questa distanza di 3,80 m, come se Viviana avesse fatto effettivamente un volo d'angelo a mo' di campionessa olimpica. Insomma, ci sarebbe da aprire uno scenario che purtroppo si rivelerebbe un ginepraio. Io vorrei far finta che questo sia lo schema più semplice, più facile di quello che sia successo, rimarcando sempre il fatto che Viviana non ha mai messo le mani sul piccolo Joelle. Questa è una cosa assolutamente di cui sono convinto. Del resto, sull'ipotesi caduta, le lesioni della donna sono assolutamente compatibili con una caduta da un'altezza notevole, una caduta che intanto verte sul lato sinistro e poi fa scoppiare delle vertebre, per cui dà una morte per asfissia. Praticamente l'analisi, diciamo, del cadavere su questo è abbastanza sicura. Mi piace quindi pensare che sia andata così in
in un modo, se vogliamo, figurato, perché mi piace, in questo caso c'è poco da dire, una disgrazia, è una di quelle tragedie tutte italiana, dove in qualche modo quella donna poteva essere aiutata già dalle prime, dai primi attimi in cui succedono certe cose, e si è arrivati ad un epilogo più che triste, più, come dire, veramente quasi surreale per quanto è successo. E da qui anche la volontà mia e di quelli come te, di quelli che sono stati sui luoghi l'ultima volta, di creare un percorso e una lapide al piccolo Gioele, dove poter portare un fiore quando qualcuno ne ha voglia, dove poter andare a dire una preghiera. E la stessa cosa vale per Viviana, poiché sono in qualche modo, pensiamola così o pensatela come volete, sono vittime di un sistema, che è il sistema dell'indifferenza. È il sistema dell'indifferenza e di come l'uomo si è diventato ancor peggio del peggiore degli animali. Un caro saluto, a presto.